Tecnicamente si è trattato di lavoro, ma a chi non piacerebbe trovarsi all'ombra del Vesuvio, attornato dalle ragazze più belle del mondo? È ciò che succede a Pietro Corlatti, parrucchiere sondriese, quando saluta moglie, non gelosa per fortuna, e staff, e parte con il proprio trolley. L'ultima trasferta è stata a Napoli per un evento cui non aveva mai preso parte prima, Miss Europa Continental, la kermesse ideata da Alberto Cerqua, ospitata alla mostra d'Oltremare. Sono andato per la finale di Miss Europa Continental, è una esperienza molto importante, molto significativa. Sono stato 5 giorni, abbiamo pettinato tutte le modelle internazionali e nazionali per la sfilata, la finale di Miss Europa. L'11ª edizione del concorso non soltanto ha visto sfilare tante miss finaliste, ma ha incantato il pubblico con un red carpet ricchissimo di ospiti. Ho partecipato anche a tanti altri eventi, anche Miss Italia, però Miss Europa Continental è una manifestazione molto più grossa, molto più organizzata, quindi molto più di spettacolo. A differenza di Miss Italia, qui abbiamo avuto miss di tutta Europa, di tutto il mondo, quindi tante etnie diverse. Lo spettacolo sarà trasmesso in aprile del prossimo anno in TV. Nel frattempo Pietro Corlatti, che oltre alla gestione del proprio salone è anche vicepresidente della categoria benessere all'interno di Confartigianato Imprese e rappresentante della sezione di Sondrio, sta già riempiendo l'agenda. Con l'anno nuovo, primavera prossima, inizio primavera, parteciperò, che sono già stato chiamato, alle varie manifestazioni di Milano Fashion Week. Partecipando a questi grossi eventi si porta poi in provincia, quando si rientra in Valtellina, delle esperienze indimenticabili, dove si possono poi portare anche nel proprio salone, esperienze proprio che ti fanno crescere professionalmente, ma anche in modo imprenditoriale. E parlando di anno nuovo, la domanda sulle tendenze è pressoché obbligata. Primavera, estate, stanno tornando molte tonalità rosse, ramate, tonalità calde e molto sfaccettate e molto tridimensionali. Pietro, i capelli le piacciono di più corti o lunghi? Capelli lunghi per le miss. E per le donne normali? Anche corti, con dei tagli sbarazzini.